Buongiorno a tutti, benvenuti. Oggi martedì 12 dicembre, come sempre analisi live intraday con il rilascio dei livelli chiave di prezzo e ciclici dei mercati forex, indici e commodity. Partiamo con il disclaimer: gli investimenti con scambio margine comportano notevoli rischi economici e chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto, l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Sono Paolo Pesino, fondatore del sito tradingpertutti.com. Calendario economico: giornata di oggi vedrà alle 10:30 la sterlina protagonista con l'indice dei prezzi al consumo, alle 11 rilevazione dello ZEV con il sentimento sull'economia tedesca, indice prezzi di produzione per quanto riguarda gli Stati Uniti, e poi parla Draghi alle ore 20. Non credo che dirà nulla di che, anche perché giovedì ci sono i tassi di interesse, quindi non può parlare di politica monetaria. Mi pare che anche qua da noi ci sia questo diciamo veto, che nelle 15 giorni prima dell'uscita dei tassi di interesse non si può parlare di politica monetaria. Quindi, se tanto mi dà tanto, non dovrebbe muovere un granché, a parte che alle 8 la giornata di trading sarà già bella che finita. Quindi mi raccomando, attenzione alle 10:30 con la sterlina. Perfetto, passiamo ai nostri livelli. Per quanto riguarda euro-dollar, siamo già adesso sul livello sensibile da poter utilizzare. 1,1776 è un buon livello dove andare a cercare indicazioni a rialzo, e mi sa che io me lo preparo per strada. E invece indicazioni di ribasso le potremo andare a cercare con la rottura di 1,1762. Per quanto riguarda invece GBP USD, riduciamo lo zoom. Ok. GBP USD direi 1,3364 per quanto riguarda la possibilità di cercare indicazione a rialzo. Invece indicazione a ribasso andrei a cercare con la rottura di 1,3329. Tanto buongiorno a Tiziano e buongiorno a Ugo. Per quanto riguarda invece USD Yen, 113,40 per uno short e 113,40 per uno short. Invece per un long direi che rimane interessante il livello di 113,59. Per quanto riguarda invece Euro GBP, fa sempre inguardabile Euro GBP, che è impossibile fare intraday. Dire, ma no, è impossibile. 0,88 e 33, niente, le prime, è proprio fantasia. 0,88 e 33. Invece, per quanto riguarda un ribasso, 0,88 e 14. Il DAX sta seguendo sempre in maniera perfetta la ciclica. Vado spedito perché devo piazzare gli ordini anch'io, se no mi perdo l'opportunità di stamattina. 13.173,8 per quanto riguarda la possibilità. 13.173,8 per un long, invece per uno short 13.100, no, direi 13.097,6. Ok, per quanto riguarda invece uno short. Per quanto riguarda il gold continua nella sua discesa inarrestabile, non si ferma. 1251,21 per quanto riguarda un long, e invece per quanto riguarda uno short 1240,81. Infine il crude oil, che sta continuando la sua fase di salita disumana, salirà probabilmente fino a 21 dicembre. Direi che è un po'. Al solito qui non trovo livelli. Per di così non va. Non ci sono neanche livelli da poter guardare del gold, del petrolio, tanto siamo su livelli disumanamente alti. Infatti andiamo al 2015. Vabbè, amen. Non si riescono a vedere livelli vecchi, quindi usiamo livelli recenti, con tutto il rischio del caso, ovviamente, però se non ci sono, non ci sono. E io direi che ci aggiorniamo
allora bisogna aspettare, lasciamo stare, aspettiamo 55 e 57 per andare a cercare indicazioni al rialzo, invece indicazioni al ribasso, beh, qui abbiamo tutta la serie di livelli recenti, quindi con la rottura di 50, scusatemi, 58 e 57, ma cosa sto dicendo? Non riesco neanche a leggere. E invece per un ribasso direi 58.13 rimane un'area interessante dove andare a cercare operazioni al ribasso. Intanto anche il benvenuto al Franco, un benvenuto al Roberto. Perfetto ragazzi, allora ci vediamo domattina, come sempre alle 7.30, tra qualche secondo sarà disponibile la registrazione su YouTube da poterla guardare. Auguro a tutti quanti voi una buona giornata e ci vediamo domani. Ciao a tutti, ciao ciao!